Dottore, ci può dare un consiglio sulla sintomatologia dell'ischemia cardiaca? Ok, sì, caro Pasquale, senz'altro posso dare dei suggerimenti sia per quanto riguarda il riconoscimento della sintomatologia e sia per quello che comporta il trattamento terapeutico quando arriviamo in tempo per poterlo mettere in atto. Allora, il sintomo principale che riscontriamo nella maggior parte dei casi è un dolore toracico, di solito retrosternale, che può diffondere verso l'alto il collo o verso il braccio sinistro o anche destro. Quando c'è una sintomatologia del genere è sempre opportuno rivolgersi al medico più vicino e specificatamente a un cardiologo o addirittura a un pronto soccorso perché il fattore tempo in questa patologia gioca molto. Arrivare prima che un danno definitivo si determini è molto importante per la vita, oltre che per la salute in generale. Un dolore toracico non è detto che debba essere sempre un'espressione di una sofferenza cardiaca. I famosi dolori intercostali spesso la nascondono, la confondono, così come pure una sintomatologia gastritica da reflusso può simulare una crisi anginosa. Per questo motivo è sempre bene interpretare il parere, sentire il parere di un medico. Nel caso malaugurato che la sintomatologia sia di tipo cardiaca, beh, a questo dolore spesso si associa poi una sensazione di paura, di terrore, come se si avvertisse che la vita viene meno e quindi si ha pallore, si ha sudorazione fredda, si ha un senso di agitazione, oltre che a quella di avvertire un malessere generalizzato. La diagnosi viene imperniata tutta su un buon elettrocardiogramma, un esame molto facile e pratico da effettuare. Ma che a volte non svela la natura della sintomatologia, specie quando è da breve insorgenza. E allora si arriva a ulteriori indagini, diciamo di un livello superiore, per arrivare poi alla coronarografia. Nel frattempo sicuramente si praticano anche esami del sangue dove si va a ricercare il valore della troponina, questa nuova enzima che praticamente viene usata, questa nuova sostanza che viene appunto di recente utilizzata e che ha quasi spostato l'importanza dei vecchi isoenzimi. Con la coronarografia noi abbiamo il quadro perfetto di com'è la situazione, di qual è la situazione e in corso di coronarografia se ci stanno ostruzioni parziali o si può procedere anche alla correzione inserendo poi degli stent che praticamente salverebbero la vita all'assistito. Altre cose poi sono di argomento prettamente specialistico che qui in questa breve intervista possiamo andare oltre. Certamente ribadisco il concetto dell'azione rapida, di un'azione quanto più rapida possibile, perché avendo tempo a disposizione i rimedi oggi per superare le fasi critiche di un'angina o di un quasi infarto, bene, oggi le metodiche e le terapie
veramente sono quasi miracolose. Grazie, dottore.